Allora, mettiti là, facciamo una cosa. Hanno vinto la seconda, la terza, la seconda e la prima classificata. Ma io vorrei un grandissimo applauso per tutte le nostre amiche che si sono esibite, che si sono messe in gioco per Miss Butterfly 2022. Vorrei passare il microfono. Allora, buonasera a tutti. Facciamo un grande applauso. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Adriano per questa opportunità. Bravo, è stata una bellissima serata, bellissimo lavoro. Io sono organizzatrice di Miss Transestate Italia, so quanto è difficile, o quanto è impegnativo, stancante, a volte anche stressante, quindi so benissimo, capisco, però la soddisfazione più grande è vedere tutte le ragazze alla fine soddisfatte. Questa è la gioia più grande che abbiamo. Poi ovviamente noi organizzatrici di eventi cerchiamo sempre una rappresentante che può dare visibilità al collettivo, sia trans, sia butterfly, sia drag, che sia, ok? Quindi grazie mille e complimenti per il bello lavoro. Grazie della ospitalità sia a me. Fabiana e alla mia vincitrice, alla mia vincente Suzelle de Lima, a tutte le Miss che sono qua presenti. Bravo, bellissime, un grande applauso. Sei il mito, Fabiana. A tutte le ospiti, a tutte le sponsor, perché senza di voi nessuna manifestazione c'è. Lo so, e a tutto il pubblico presente, questo è grazie a voi. Poi io vorrei fare un invito e anche una proposta così al vivo. Oh, in diretta! In diretta, Adriano, se magari possiamo organizzare Miss Transestate Lombardia. E magari, perché no, magari Miss Transestate Italia qui a Barraonda. Applausi, ragazzi! Dietro le quinte siamo più di 1 milione di persone. Grazie. Grazie. Quindi, possiamo parlare ovviamente nel privato, ma se l'accetta la mia proposta, sto facendo così al pubblico. Ma secondo voi devo accettare? Miss Transestate Lombardia e magari il prossimo anno si svolgerà Miss Transestate Italia a Barraonda. Grazie! Grazie, questo è il mio messaggio. Grazie Stefania e Stefani Di Castro, grazie ancora Adriano, grazie il padrone, il proprietario, quello che dà spazio a noi. È Adriano Ferro. Dio do Ferro. O padrone di casa. Grazie mille. E anche un grazie mille grandissimo al Piccole Magazine, Piccole Televisione. Viva! Un applauso da lui. E quindi siamo arrivati alla fine in grande stile. Guarda, cosa posso dire, Stefani? Io vorrei ancora Bianca vicino a me, vicino a Stefani. Lei ha vinto 2 premi, collaborerà, se le farà piacere, con lo staff del Barraonda in quanto Miss Barraonda Butterfly, è la vincitrice del primo posto 2022, è una rinascita per il mondo, per noi stessi, per la simpatia, la bellezza, la
professionalità di tanti artisti. Vogliamo accoglierla con un grandissimo applauso, Miss Butterfly 2022, lei Bianca! Sei arrivata col cuore e hai portato col cuore di tutti noi a casa con te. Complimenti. E allora che facciamo, Stefani? Facciamo un po' di bordello!